sono Raticum, tra i castelli più antichi dei possedimenti feudali dei conti della Gherardesca, costruito nel X secolo e abbattuto nelle fondamenta dal re di Napoli Alfonso di Aragona nel 1447, durante una delle tante guerre tra le signorie italiane. Per secoli la zona rimane vuota di gente, viene posta a distanza una guarnigione francese nel periodo napoleonico. A questa i conti della Gherardesca forniscono cibo e vino locali e i francesi battezzano la guarnigione Bamboul, che vuol dire fare bisboccia, si mangia e si beve bene. Beh, la cosa è rimasta. Poi arriva la ferrovia e da cosa nasce cosa. 16 febbraio 39, si va al 2019, sono 80 anni per Donoratico, 80 anni non sentirli, è sempre la frase che si dice, con uno dei curatori, Giancarlo Querce, che è stato sindaco anche lui di Castagneto Carducci a suo tempo. Perché l'idea di questa mostra? L'idea di questa mostra è di fare gli auguri a Donoratico, ma è stata una scusa per dimostrare che anche questi paesi con storia recente hanno un'anima, hanno delle radici, hanno delle tradizioni. Abbiamo voluto ripescare delle immagini antiche fino agli anni 60. Questo paese in realtà si chiama da 80 anni Donoratico, però le sue radici affondano un po' più nel tempo, dal 1864, quando è stata fatta la stazione ferroviaria della ferrovia Maremmana, e intorno alla stazione, intorno alla nuova Aurelia, è nato il primo nucleo abitato. Ecco, poi il nome è cambiato, il Bambolo, Castagneto Stazione, di nuovo il Bambolo, fino al 1938-39, quando prendendo il toponimo della vecchia torre di Donoratico, l'insediamento che era la residenza principale della Gherardesca nella zona, diventò Donoratico, con il sollievo degli abitanti, ancora pochi, che erano un po' stufi di sentirsi chiamare bambolotti. E ora invece donoraticensi. Donoraticensi, sì. Non donoratichini, come qualcuno li chiama, seppure c'è una realtà sotto, vicino alla Torre Donoratico, che è donoratichino, ma in realtà oggi il nome degli abitanti è donoraticensi. Quando nacque c'erano poco più di 2.000 abitanti, ora con tutte le aree intorno si raggiunge le 6.000 unità, quindi in pratica si comincia ad allargare un contesto anche demografico. Certo, ora Donoratico è la frazione più estesa ed abitata del comune di Castagneto, è la realtà nella quale sono più presenti servizi. Proprio ieri è stata inaugurata una nuova scuola e francamente è stata una bella occasione affiancare l'inaugurazione di una nuova scuola con l'inaugurazione di una mostra sul passato, sulla storia del paese, perché credo sia una bella soddisfazione inaugurare una scuola che guarda il futuro, investe sui giovani e al contempo riscoprire e far vedere anche ai giovani questo paese com'era, proprio perché gli vogliano bene, perché lo amino un po' di più, in modo tale che se tutti facciamo la nostra parte possiamo stare anche meglio nel paese. Chi l'avrebbe detto che a distanza di una manciata di anni lei avrebbe parlato ai nostri microfoni avendo se stesso alle spalle, ancora bambino che giocava a palle di neve nella sua Donoratico? Beh, per un verso una soddisfazione, per l'altro un po' un cruccio. D'altronde il tempo passa, vediamo di utilizzarla al meglio e se si fa qualcosa di utile per la collettività, in fondo si rimane sempre un po' giovani. A curare la mostra, Elia Menicagli, tre i punti cardini dai quali partire per la filosofia di lettura di questa mostra, ovvero Padule, locomotiva e umanità. Allora, niente, la successione è quella naturale, cioè il Padule sta a rappresentare la realtà di una volta, la realtà ottocentesca, che è stata poi successivamente bonificata e che dopo l'apertura della nuova ferrovia, la ferrovia Maremmana, ha consentito poi la bonifica e la realizzazione delle prime frazioni. E quindi poi si passa all'umanità che la abita. Ma come avete raccolto il materiale? Il materiale è stato raccolto in più fasi, cioè inizialmente è stata fatta una sorta di promozione tramite un gruppo Facebook a cui hanno partecipato un po' moltissime persone, un gruppo che ha raccolto più di 500 persone e ognuno di questi ha portato poi un suo contributo in fatto di esperienze, ma anche foto da acquisire per la mostra.
di testimonianze, eccetera. Insomma, è stata una cosa molto dinamica che ha consentito di arricchire più che altro un patrimonio che in realtà era in parte esistente. Insomma, quindi da quello la decisione poi di legare la mostra a una ricorrenza particolare che è l'80° anno dell'attribuzione del nome Donoratico a una frazione preesistente che era nata intorno alla stazione ferroviaria che si chiamava il Bambolo. E quindi è stato un bel evento, una coincidenza poi che oltretutto rappresenta anche la coincidenza di più date che si verificano sempre nel mese di febbraio di anni particolarmente cruciali. Può darsi che Donoratico abbia in febbraio il suo mese ottimale. Un patrimonio quindi distribuito, sparso, che ora viene riunito in questa mostra e che potrebbe essere anche un indirizzo di proposta per poterla in qualche maniera conservare e tenerla a livello anche di esposizione per avere un luogo di ricordo, di memoria che continui nel tempo. Sì, allora purtroppo un'esposizione fissa non ci potrà essere, però questi pannelli che sono stati realizzati raccogliendo i materiali che si dicevano poi sono finiti anche con acquisizioni successive, quindi arricchiti anche di altri materiali in un catalogo che è poi il catalogo della mostra, è un libro anche che vive di vita propria in pratica, per cui questi pannelli possono essere, se non visti successivamente nel tempo, sicuramente portati a casa attraverso questo libro. In questa giornata di compleanno presente tantissime persone, ci sono anche già primi cittadini che continuano ad essere cittadini della comune di Cassinetto Carducci, presenti qui a Donoratico c'è il sindaco Roberto Tinagli, il sindaco Fabio Tinti, già sindaci, ora Fabio Tinti è presidente del Proloco. Rappresentano comunque un profondo percorso di trasformazione del territorio, con un periodo, quello dell'amministrazione Tinagli, ancora legato a quelle che erano le specificità rurali, agricole, dell'economia prima area di Donoratico, con Fabio Tinti, iniziando da Monica Giuntini, ricordiamo anche lei, invece una prospezione, una valutazione del territorio in maniera completamente diversa. Sì, è un'evoluzione a cui partecipo molto volentieri perché mi sento legato a questo territorio e a chi l'ha amministrato. Voglio ricordare che Albano Querci, la figura di Albano Querci che ci ha preceduto e che ci ha insegnato a tutti. Io ho vissuto da sindaco il periodo di una grande trasformazione dell'economia principale, dove è iniziata la grande trasformazione dell'economia principale, che è l'agricoltura e il vino in maniera particolare. Quella di Fabio, ma poi lo dirà lui, di Monica e di Fabio, ancora quella legata senz'altro al vino, ma anche al turismo e a un contesto ambientale e anche internazionale più marcato. E poi quindi abbiamo dato il nostro contributo a questa evoluzione del territorio in questi 80 anni che ci pare ancora oggi viva uno sviluppo e un beneficio di quelli che sono stati gli anni passati. E Fabio Tinti, questo percorso che vede anche una valutazione attenta di quelli che sono i cambiamenti dei tempi. Sì, come diceva appunto Roberto, è stata un'evoluzione continua. Io personalmente sono cresciuto con loro, con Roberto, con politicamente, con Roberto, con Giancarlo, con Albano, con mio padre, insomma, frequentando da ragazzino quelle che erano prima le sezioni del partito, poi la vita amministrativa, e prendendo da loro, spero, insomma, le migliori capacità che ho messo in campo e abbiamo messo in campo negli anni in cui ho amministrato Castagneto Carducci. Come diceva appunto Roberto, ricordavi anche tu, c'è stata un'evoluzione da quello che era un certo tipo di economia che si è consolidata ed è cresciuta anche in questi ultimi periodi, dando a Castagneto, a Donoratico, quella immagine, diciamo sì, che è anche reale, di un'isola tra virgolette, doppie virgolette, felice anche da un punto di vista economico, di posti di lavoro, con
mille problemi, come hanno tutte le amministrazioni, come hanno tutte le piccole realtà, ma che è stato per me, insomma, un onore, diciamo, averla potuto amministrare. È il senso di essere una vera comunità e anche l'appuntamento di oggi, dove tutti i sindaci si incontrano e quindi hanno vissuto e convivono e condividono ancora la stessa esperienza, anche con grande emozione. A portare i saluti per gli 80 anni di Donoratico, l'attuale sindaco di Cassineto Carducci, Sandra Scarpellini, l'allestimento della mostra all'interno delle scuole medie passate, visto che non più tardi di 24 ore prima sono state inaugurate quelle nuove, ha comunque una sua valenza. Sì, nella scuola che abbiamo lasciato per inaugurarne una nuova portiamo uno spaccato di storia di questo paese, di Donoratico, che tra l'altro 80 anni fa, proprio oggi, sulla Gazzetta Ufficiale prendeva il nome appunto di Donoratico, da Bambolo che era precedentemente. Quindi Giancarlo Querci, già sindaco di questo comune, ed Elia Menicagli hanno ricostruito in maniera minuziosa una raccolta di foto d'epoca, poi a corollario di questo è stato fatto un lavoro molto importante sull'evoluzione urbanistica, sociale, storica di questo paese, e quindi oggi lo mostriamo per una settimana a tutti coloro che vogliono, per diciamo rinfrescare, riprendere le nostre radici e guardare poi al futuro. E appunto questa singolare coincidenza, che abbiamo voluto, in realtà non è una coincidenza, in questo fine settimana abbiamo buttato avanti il cuore con una nuova scuola, con un nuovo Donoratico che guarda in maniera sostenibile e sicura e di prospettiva, diciamo, al futuro della propria comunità e dei propri giovani, ma lo fa ricordandosi delle proprie radici, ed oggi siamo qui a guardarle, a riconoscerle e a studiarle. In effetti è vero, come diceva un antico saggio, per sapere la strada che stiamo percorrendo, dove stiamo andando, bisogna conoscere bene quella che abbiamo già percorso. È fondamentale, questo vale per le amministrazioni che raccolgono l'eredità di gambe passate, vale per tutte le istituzioni, ed in generale è il cammino di una comunità, quindi credo anche della politica, guardare avanti con visione, ricordando però ed avendo ben presenti sempre le radici su cui si poggia.